Vangelo di oggi ci propone una parabola particolarmente interessante e anche molto suggestiva, cioè quella degli operai che vanno a lavorare nella vigna, sono chiamati per un denaro, per una paga pattuita quindi, e vengono chiamati a più riprese nell'arco della giornata. Ecco che la cosa interessante riguarda il fatto che gli operai dell'ultima ora ricevono la stessa paga degli operai della prima ora, i quali naturalmente tendono a non essere soddisfatti di questo trattamento. Mettiamo tra parentesi il significato spirituale di questo messaggio e concentriamoci soprattutto su una suggestione pedagogica che questo brano evangelico ci può suggerire. Il brano evangelico utilizza una metodologia, quella della immedesimazione proiettiva, cioè l'interlocutore, l'ascoltatore, è chiamato a identificarsi in qualcuno dei personaggi. Ovviamente viene spontaneo identificarsi negli operai della prima ora, quelli che hanno fatto tutto quello che dovevano, che hanno fatto il loro dovere, che in qualche modo, diciamo così, si sono comportati bene e si aspetterebbero un premio supplementare. Gesù però a un certo punto compie una specie di capriola in questa immaginazione proiettiva e esorta il suo uditorio a identificarsi negli operai dell'ultima ora, quelli che in qualche modo devono tutto alla gratuita generosità del padrone. Il fatto di tenere assieme, e il messaggio del Vangelo questo ci chiede, da un lato il fare il proprio dovere, rispettare la legge di Dio, rispettare i comandamenti, quindi fare la nostra parte, e dall'altro lato pensare che comunque tutto è dovuto alla generosità gratuita di Dio, è particolarmente difficile. E con questo atto di tipo didattico Gesù va a mettere il dito nella piaga. Ecco, anche l'insegnante deve essere capace di fare operazioni di questo tipo, cioè far immedesimare i propri allievi esattamente in quella postura mentale che poi chiederemo loro di abbandonare, ma prima devono rientrarci, magari nei propri pregiudizi, e dopo, quando chiediamo loro di abbandonare quella postura mentale, offrirne una nuova che li aiuti a cambiare prospettiva. Gesù fa questo moltissime volte lungo il Vangelo, noi dovremmo essere capaci di riuscirci quelle volte in cui è importante.